sabato 17 alle ore 18:30 nella nostra cattedrale qui di San Getteo sarà un evento grande di chiesa, perché l'arcivescovo Monsignor Tommaso Valentinetti, che presiede la Santa Eucaristia insieme a tanti sacerdoti, conferirà l'ordine del diaconato a quattro persone: Roberto Gusso, Carlo Faraone, Fra Paride dell'Ordine dei Frati Conventuali, per il diaconato transeunte in vista del sacerdozio. Poi si unirà, verrà conferita l'ordine del diaconato permanente al dottor Vincenzo Passali, e quindi sarà un evento meraviglioso in cui tutta la Chiesa diocesana si ritrova per implorare lo Spirito Santo perché queste quattro persone siano consacrate al servizio aperto al Signore, al servizio della comunità cristiana. Tutti quanti, anche da casa, ci uniamo per queste persone, per la loro santificazione, per essere persone completamente un servizio gioioso a tutto il popolo di Dio. Uno dei quattro prossimi ordinati è Fra Paride Ammirati, già è frate francescano, la loro casa provincializia qui è a Pescara, Parrocchia di Sant'Antonio. È un giovane che ha sentito questa vocazione forte a seguire San Francesco in povertà, castità e obbedienza, e sente di essere chiamata al sacerdozio. E la prossima tappa è il diaconato. E dopo un tempo di servizio del diaconato pregheremo per lui perché possa arrivare alla meta del sacerdozio. Siamo con Fra Paride, frate minore conventuale dell'Ordine Francescano, e vogliamo fargli questa domanda. Siccome anche lui presto diventerà diacono, vogliamo chiedergli: Fra Paride, come si concilia la spiritualità francescana di San Francesco che sposa Madonna Povertà con il diaconato che riceverai? Allora, si concilia direi alla perfezione, diciamo che, anzi, anche nella mia domanda di prendere l'ordine del diaconato ho fatto presente ai miei superiori la continuità che c'è tra questo tipo di ministero ecclesiale e la spiritualità francescana che diciamo, poggia le sue fondamenta proprio sulla dinamica del servizio. Non a caso Francesco è, diciamo, il santo che ha in qualche modo rilanciato il concetto di ministero, diciamo, recuperando una radice etimologica incerta ma molto suggestiva del fatto che il ministero è un servizio perché appartiene a chi sta sotto, è minore, minustare, no? E quindi per servire bisogna farsi poveri, bisogna avere la percezione di essere soltanto delle creature. Per San Francesco può servire chi non si appropria del potere o chi non si illude di essere potente perché uno solo è l'Altissimo Onnipotente e tutti gli altri siamo creature e quindi dobbiamo servirci vicendevolmente, ecco, come ha fatto il Signore. Ecco, e invece, ecco, tu sei un religioso, quindi hai fatto i tre voti di povertà, castità e obbedienza. E oggi, raccontaci un po', nel 2021, la vita religiosa, che significato ha nei tempi moderni? Io penso che la vita religiosa, diciamo, ha sempre lo stesso significato all'interno del mistero del regno e della sua edificazione. Forse noi siamo chiamati ad essere una sorta di segno di contraddizione, nella misura in cui, diciamo, vivere in un modo più esplicito il significato dei consigli evangelici che valgono per tutti, in realtà rende presente al mondo la vita dello spirito, cioè una vita che non asseconda la legge della carne, che poi è la legge della mente fondamentalmente, dell'io. Non è tanto una questione di emozioni o di passioni, ma di volontà, di io. E quindi è questo, cioè la bellezza e la ricchezza immensa di questi consigli che sono dei doni dello spirito. È quella di poter assecondare, cioè stare al mondo come una creatura di fronte al suo creatore che obbedisce ad una volontà che lo supera, quindi non vive per se stesso.
così come ama in modo puro, cioè la castità è questo, cioè non rendere oggetto l'altro che io desidero, ma offrire me stesso all'altro, questo è un amore casto. E così la povertà è quello che dicevo prima, cioè proprio la percezione di essere poveri, e questa povertà è il dono più grande che il Signore ci ha fatto, perché soltanto un povero può ricevere tutto. E quindi il privilegio delle creature è di non dover pretendere niente dalla vita, ma di presentarsi di fronte al Padre con le mani vuote e poter chiedere tutto a partire dal dono della vita stessa. Quindi una profonda povertà della creatura umana che si fa ricca alla presenza di Dio. Grazie mille e tanti auguri anche a Frapparide. Grazie.